La tredicesima giornata del campionato di promozione Girone C ha riservato, a dire il vero, qualche sorpresa, partendo proprio dalla prima gara, in ordine alfabetico. Dalla parte di Volterra, che era reduce dalla sconfitta amara di Cascina, strapazza lo stadio senese capolista con un sonoro 4-0. E cosa è successo allo stadio non si sa, ma dopo tanti turni positivi una giornata storta può capitare, e soprattutto la parte di Volterra ha dimostrato anche di poter emettere degli acuti. Comunque tre punti importanti per la truppa di Lombardi. Il Graciano fa valere il fattore campo, come quasi sempre, contro il Donoratico, partita ricca di gol, un 3-2 che regala tre punti alla squadra di casa, proiettandola in altra posizione di classifica. Per quanto riguarda invece il Poggibonsi, non finisce di stupire, squadra che ha una delle migliori difese del campionato, la seconda dopo il Valdarga, che dopo essersi distinta per non perdere fuori casa, addirittura adesso comincia a vincere 2-0 sul campo del Montaione, sul sintetico di Montaione. Montaione che chiaramente comincia ad accusare battute d'arresto, un periodo grigio per la squadra. Della squadra appunto del Montaione. Stesso discorso per il Montelupo, che non sembrava particolarmente in salute, ma va a espugnare il campo di Montalcino ultimamente in progresso. Quindi anche qui non si può dire una sorpresissima, però se non altro un acuto del Montelupo che si tira abbastanza su in classifica. Nel contempo la classifica del Montalcino è sicuramente poco rispondente a quelle che erano le ambizioni della vigilia. Nessun problema per il portuale Guarticce nello sbarazzarsi di un'Aurora Pisigliana sempre più rassegnato, 6-1, un risultato tennistico, e portuale Guarticce che raggiunge il Cascina a 9, ma con due partite da recuperare, quella in casa con lo Staggia e quella fuori casa di Peceri. Gare sulla carta non troppo agevoli, ma c'è sempre da giocarle. Pari 1-1 tra Sesto Unghientina e Picchi. Entrambe le squadre hanno fatto esordire alcuni nuovi giocatori, vedi Lombardi nel Sesto Unghientina e Ferretti nell'Armando Picchi. Entrambi hanno dato sicuramente valore aggiunto alle due squadre. Finisce invece, l'abbiamo lasciato in fondo, non prima di aver parlato del Montescudaio, che era una situazione abbastanza anomala, anche numerica, perché si è presentato in campo non con 18 giocatori. Lì succede che qualche giocatore, forse per dopo aver annusato problemi societari, ha preferito chiedere di essere ceduto, qualche squalifica, qualche malattia. Sta di fatto che comunque la squadra del Montescudaio ha avuto ragione di un Cascina non particolarmente brillante, vittoria maturata nel secondo tempo e con gli scudi i soliti giocatori, quelli che stanno facendo la differenza, Ciolli, Alonzi e Signorini, che si hanno segnato 5 reti per 1. Nella fattispecie però decisivi sono stati due difensori centrali che hanno realizzato i gol della vittoria, uno all'inizio ripresa, uno proprio negli ultimi minuti. Cascina che non ha impensierito più di tanto la difesa del Montescudaio. Lasciamo in fondo la partita del giorno, Valdarda Pecciolese, con la Pecciolese che ha accarezzato a lungo l'idea di vincere sul campo della squadra forse più in forma. Alla fine il Valdarda ha pareggiato 1-1 e il Valdarda adesso è primo, anche se non si conosce, cioè anche se lo stadio deve recuperare una partita. Si insinua il Montescudaio al terzo posto, con Bracciano alle spalle, Pecciolese al 22, ma ricordiamo che deve recuperare una partita. E adesso andiamo velocemente al prossimo turno. Sul campo dell'Armando Picchi va il Virtus Poggibonsi, squadra che fuori casa tutti sappiamo che è una mina vagante, perché prende pochi gol e soprattutto ultimamente mette a segno colpi importanti. Non dovrebbe avere problemi il Valdarbia a espugnare Pipigliano, squadra che abbiamo detto, la classifica appunto esprime un certo disagio di questa squadra, e Valdarbia è una squadra in forma. A Donoratico di scena il portuale Guastice, qui il gioco si fa serio perché il Donoratico deve vincere, il portuale Guastice negli ultimi tempi ha fatto punti su punti e sta piano piano risollevandosi proprio dai bassi fondi, era ultima e con tre vittorie si è portato adesso appunto a 9 punti e c'è da disputare ancora 2 partite. Graciano Montelupo, il Graciano può sfruttare ancora, scusate,
Montelupo Alabasti Volterra. Il Montelupo che gioca con Alabasti Volterra, è la Volterra che deve dare conferma dei progressi manifestati nell'ultima gara, e il Montelupo che nel contempo deve confermare la brillante prestazione che gli ha permesso di spugnare il campo di Montalcino. A Peccioli di scena il Sesto Inventina, una Pecciolese che è abbastanza in salute, adesso ha un nuovo giocatore che è l'attaccante di Candia, stesso discorso Sesto Inventina che appunto ha acquisito Lombardi, che è senz'altro un ottimo giocatore. Saggio Montescudaio, questa è una gran partita, come Montescudaio che deve confermare, ma qui ci sono difficoltà probabilmente societarie, molti giocatori potrebbero seguire gli altri che sono andati via, sul campo di una squadra che in casa non fa scontri, appunto tutto quello che di buono fa vedere tra le mura amiche. A Cascina di Cena e Montaione, qui veramente è una gara che ha dei punti pesanti, Cascina che in settimana cercherà di acquisire un paio di nuovi giocatori e che quindi cercherà di far sua la partita, sono tre punti che valgono doppio in questo caso, stesso discorso per il Montaione che non può perdere. Una giornata importante, chiaro che non è la giornata che decide, come marcatori sempre Bandini e Graziano a 12, Vali dello Stagio a 6, Bellandi e Valdagna a 7, Manetti del Montalcino a 6, insieme a Vaiani del Montelupo. Il solito attacco super del Montescudaio a 25, adesso c'è anche il Graciano a 24, mentre il Valdaglio è sempre la difesa meno battuta a 6, col Poggi Monti, che ne ha subiti soltanto 7. Ci risentiamo la prossima settimana per commentare, speriamo, un'altra giornata interessante e magari qualche acuto di qualche compagine, un acuto importante.